Allora, riallacciamoci all'esercizio di prima, visto che dobbiamo ancora terminarlo. Allora, noi abbiamo due problemi da affrontare, il primo dei quali è riuscire anche a determinare il mese nel quale è venuta la massima piovosità. No, qui siamo riusciti a calcolare e stampare il valore del massimo, ma non la posizione in cui si trova il massimo. Ossia, rispetto a questo obiettivo che ci eravamo dati di stampare questa frase, siamo riusciti a calcolare il 40, ma non il 2. Sembrava quasi più facile, in realtà non lo è. Allora, poiché questo avviene in modo leggermente diverso, a seconda di come, di quale strategia utilizziamo per inizializzare le variabili, riorganizzo leggermente questo codice per separare, lo duplico, ne faccio due parti, una delle quali la inizializzo col primo modo e nell'altra invece la inizializzo col secondo modo. Così facciamo i calcoli due volte, ma poi lavoriamo su due parti diverse di programma. Essenzialmente faccio così, copia e incolla qua. Quindi ho la prima versione in cui inizializzo il massimo a 0 oppure a meno 1, poca differenza fa, calcolo il massimo e lo stampo. Poi dopo rifaccio il calcolo una seconda volta, questa volta ripartendo dal massimo inizializzandolo al primo elemento. Allora, inizializzare il primo elemento, dicevo brevemente in chiusura della prima parte, ci permetterebbe di iniziare l'iterazione, iniziare i confronti non dal primo elemento stesso, ma già dal secondo. Quindi normalmente quando inizializzo un valore al primo elemento, il ciclo inizia da i uguale 1, non da i uguale 0. Non mi serve niente confrontare 35 con se stesso. Scusate. Non servirebbe niente confrontare il primo elemento con se stesso, no? Ragion per cui quando inizializzo il massimo al primo elemento, il ciclo normalmente inizia ad iterare partendo dal secondo elemento stesso. Ma questi sono due modi diversi di fare esattamente la stessa cosa, partendo da valori iniziali diversi. Adesso la domanda che ci facciamo è come facciamo, come poter sapere in quale mese si è verificato il massimo? E la massima precipitazione è di tot millimetri, facciamo un'altra printf sotto solo per comodità. La massima precipitazione, quella cosa, massima pioggia, è stata nel mese per cento di. Che mese? Beh, noi abbiamo sempre messo i più 1. Ma non va bene, cioè i più 1 per pensare, per ricordarci. È un mese, ma quale? Come
Come faccio a sapere alla riga 80 allora, ho due modi. Un modo potrebbe essere quello di prendere di nuovo i valori di millimetri. Adesso che so qual è il massimo, so che il massimo è 40, riparto dall'inizio del vettore e mi dico tu sei 40 no, tu sei 40 sì, e allora sei tu, tu sei 40 no, tu sei 40 no, tu sei 40 no, e li riconfronto con tutti, stampando io sono il massimo, questo è il mese, nel momento in cui trovo il mese giusto. Un po' stupido ma fattibile, facciamolo. Cioè non posso sapere così di brutto qual è il mese, ma posso dire vado a vedere se i millimetri del mese iesimo sono per caso uguali al numero massimo di millimetri che ho trovato, allora posso stampare che la massima pioggia è stata in questo mese proprio. Ho fatto una passata, mi sono trovato il massimo, me lo sono scritto da parte, però nel trovare il massimo, nel cercare il massimo, mi sono scritto da parte qual era il suo valore, ma non sapevo, non so più dove l'avevo trovato. Sono trovato nel mese 2, nel mese 3, nel mese 4. Allora potrei ritornare nel vettore, andare a guardare tutti i valori e chiedermi uno per uno se per caso lui è uguale al massimo che mi ero segnato da parte. Se lo è, posso stampare che in questo mese, lì, primo, secondo, terzo mese, c'è stata la massima pioggia. Questo è un modo. Funziona? Sì. Direi, adesso lo verifichiamo, ma sembrerebbe di sì. Proviamo a eseguire questo programma. Qui siamo sempre su 4 mesi, diciamo 35, 40, 28, 35, mettevamo sempre questi numeri. Mi dice la piovosità totale pare 138 e ci fidiamo che abbia fatto il conto giusto, la massima precipitazione è di 40, la massima pioggia è stata nel mese 2. Mese 1, mese 2, giusto? Che sarebbe nella locazione MM di 1, nella cella 1, di indice 1, ma per l'utente diciamo che la cella di indice 1 è il mese 2. Poi questo altri 40 mm perché sto ricalcolando di nuovo il massimo sotto nel modo leggermente diverso, e quindi lo ristampa. Una cosa strana. E cosa capita se ci fossero delle precipitazioni tipo 35-40, 35-40? E in questo caso mi dice correttamente che la massima precipitazione è stata di 40 mm, ma subito dopo dice che la massima pioggia è stata nel mese 2, e la massima pioggia è stata nel mese 4. Questo è giusto o no? Dipende da noi. No, in realtà il testo non è esplicito. Il testo dell'esercizio ci dice, l'ho ricopiato qua per comodità, dice indichi quale è stato il mese con maggiore piovosità. In realtà il testo è che è sbagliato, perché il mese, singolare, uno solo. Però cosa capita, cosa deve fare il programma quando ci siano due mesi a pari merito, che hanno lo stesso valore massimo, il testo non ce lo dice.
Quindi sta a noi decidere che cosa fare. Possiamo decidere di interpretare il testo dicendo il mese con maggiore piovosità oppure tutti i mesi con maggiore piovosità qualora ce ne sia più di uno che ha lo stesso valore massimo, che è ciò che fa il nostro programmino in questo momento. Oppure potremmo decidere di stampare il primo che incontriamo, cioè una volta che ho trovato il 2 smetto. Il testo non è preciso, quindi sta a noi decidere, scegliere come interpretarlo. Vabbè, nel caso in cui li volessimo stampare tutti quelli che hanno lo stesso valore, ce l'abbiamo già. Nel caso in cui volessimo stampare solo il primo, no? Questo è il codice che stampa sia il mese 2 che il mese 4. Come faccio a modificare questo codice per far sì che una volta che ha stampato il mese 2 non vada più avanti oltre per eventualmente stampare altri mesi qualora ci sia? Io qui ho impostato un ciclo che si ripete per 12 mesi. In realtà magari mi accorgo che già al secondo o al terzo mi accorgo che ho finito perché ho fatto ciò che dovevo fare. Quindi in realtà ciò che mi sto chiedendo è come fare a uscire da un ciclo prima della sua fine naturale. Giusto? Quando io ho stampato la massima pioggia è stata nel mese 2, voglio evitare di continuare a fare l'iterazione con i uguale a 3, i uguale a 4, i uguale a 5, i uguale a 6. Ho fatto. Allora posso, ci sono tanti modi di fare questo, nessuno particolarmente pulito, il più pulito lo vedremo domani. Un modo è quello di dire, ma senti, io ormai l'ho stampato, sotto banco ti vado a modificare la variabile di controllo e la metto a un valore alto. I uguale mesi ho scritto, riga 86. Normalmente I parte da 0 e con calma, uno per volta, si incrementa fino ad arrivare a 12. Se però questa variabile la prendo, la metto a 100, o anche solo a 12, o anche solo a 11, non è vietato, è una mia variabile, posso fare ciò che voglio. Che normalmente venga gestita automaticamente dal meccanismo del for, va bene, ma poi posso fare ciò che voglio. Allora questo è un modo per dire, metto I uguale a mesi, quando arriverò alla graffa chiusa si incrementerà ancora una volta, addirittura varrà mesi più 1, e la condizione I minore di mesi sarà sicuramente falsa. E quindi, pur avendo fatto solo 2 iterazioni, faccio credere al ciclo for che ne ho già fatte 12. E quindi non ne faccio altre. Questo è un modo per dire, e adesso esco prematuramente dalle iterazioni. Non mi serve fare le altre. Allora, con questo piccolo ritocco, quando il programma trova il mese 2, non va più avanti a vedere se per caso il mese 3, 4, 5 avessero lo stesso numero di millimetri. Ho messo la variabile di controllo, un valore tale per cui alla prossima iterazione deciderà che ha finito di iterare. Vediamo se è vero. Abbiamo scritto 35, vabbè, 25 è lo stesso, 40, 25, 40. Questa volta mi stampa che la massima pioggia è stata nel mese 2, ma non mi stampa più nel mese 4 perché l'ho fatto uscire da quella iterazione che controllava tutti i mesi.
C'è un altro modo, c'è un'istruzione apposita del linguaggio C che fa proprio questo lavoro. Esco dall'iterazione corrente. Dovrei ancora fare, in base alla condizione del ciclo, dovrei ancora fare delle iterazioni, ma ho scoperto che non mi serve più. Questa istruzione si chiama break. Break. Avete presente il telefilm Prison Break? No? Sfuggi dalla prigione. E questo fa la stessa cosa, fugge dal ciclo. Scappa fuori, evade, no? Dal ciclo. L'istruzione break fa esattamente la stessa cosa, esco prematuramente dalle iterazioni. Nel primo caso l'ho fatto io a mano, diciamo così, c'è una piccola differenza, adesso la commentiamo. In questo caso l'ho fatto io a mano andando a giocare sul valore della variabile di controllo. Nel secondo caso ho usato un costrutto interno al C che è pensato per questo. In questo caso l'uno o l'altro sono in alternativa, che tutte e due non servono ovviamente. C'è una differenza però, attenzione, che se io avessi un'altra istruzione qua dentro, ABCD, nel caso della I uguale mesi, poi le istruzioni successive vengono comunque eseguite. Arrivo fino alla parente di graffa chiusa e poi solo lì il programma scoprirà che la variabile di controllo ha sforato e quindi si interromperà. Mentre invece nel caso di istruzione break interrompe all'istante, quindi da qui salta direttamente alla riga 93-94. E quindi nel caso di istruzione break eventuali istruzioni di programma ancora facente parte del corpo del ciclo vengono saltate. Nel caso invece del maneggiare la variabile di controllo, l'iterazione corrente si conclude correttamente, ma quella successiva non partirà. Quindi sono due modi diversi, no? Dipende da cosa dobbiamo fare. Di fatto l'istruzione break è un'istruzione che rende il programma non strutturato come diagramma di flusso, no? Perché il diagramma di flusso normalmente è un punto di ingresso unico e un punto di uscita unico, e nel ciclo for il punto di uscita è all'inizio, è il minore di mesi che ti dà l'uscita dal ciclo. Qui invece il break crea un secondo punto di uscita, può uscire per via naturale quando la condizione diventa falsa, oppure può uscire per via violenta quando incontra l'istruzione break. Quindi alcuni storcono un po' il naso quando vedono queste cose, perché creano un elemento di non strutturazione nel codice, però usati con estrema parsimonia non sono dannosi, non esplode niente, rende solamente il codice un pochino più meno leggibile, meno chiaro, no? In realtà anche I uguale mesi non è che sia un granché leggibile, non salta all'occhio che sta roba, alla riga 80 io vedo, dico ok, fai 12 iterazioni, dovrei andare a leggere riga per riga per capire se per caso in qualche condizione ne fa meno di 12. Quindi nessuna delle due, come vi ho detto prima, nessuna di queste due alternative è particolarmente pulita. Dico, domani ve ne faccio vedere un'altra, che a me forse piace un pochino di più, però richiede di inserire ancora un elemento in più che oggi non voglio ancora trattare, perché altrimenti carichiamo troppi argomenti. Quindi, nella pratica, abbiamo questi due metodi, alternativi equivalenti. Lasciamo il primo, fatemi mettere un commento al break, oppure viceversa. In questo caso sono equivalenti perché non c'è nessun'altra istruzione eseguibile dal punto in cui ho deciso, esco, alla chiusa graffa del ciclo. Break, ricordiamoci, non esce dalla graffa che lo contiene, ma esce dal ciclo che lo contiene, qui esce dal for, non c'entra se dentro. Ok, questo è un modo. Un altro modo però di ottenere lo stesso risultato, cioè io riguardando questo dico va bene, funziona, però sono un po' stupido, perché avevo visto una lista di 100 numeri, mentre l'ho vista a un certo punto avevo in mano il massimo e potevo ricordarmi dov'era, invece no, ho ottenuto una copia del valore massimo, sono andato fino alla fine e poi mi chiedo dove ho trovato questo massimo, non lo so più.
Cioè mi sono dimenticato una cosa che in quel momento sapevo benissimo. E allora per ritrovare quell'informazione devo di nuovo andarmi a riguardare tutti e 100. Va bene, tanto lavora lui, non è un problema per noi. Però un minimo di inefficienza la vediamo, la subodoriamo. Cosa vuol dire nel momento in cui ce l'avevo in mano sapevo chi era? È che chi, io qua, il massimo è quell'elemento che mi ha fatto passare dalla riga 73. È quell'elemento MMDI, per un certo valore specifico di I, che era maggiore del max MM precedente. O meglio, era l'ultimo tra i tanti elementi MMDI che possono aver fatto aggiornare al rialzo il valore del massimo. Allora, io alla riga 70, io dovrei riuscire a ricordarmi, alla riga 77 oltre, qual era il valore che aveva I alla riga 73. Perché la prima volta magari un tentativo, poi la seconda si incrementa ancora, eccetera, ma alla fine l'ultimo valore che ha incrementato, no, che ha aggiornato quel massimo, era il, il valore di I con cui ho aggiornato per l'ultima volta quel massimo, è il valore della cella che contiene quel massimo. Non ho bisogno di andarlo a ricercare, basta che mi ricordi quella lì. Giusto? Però io come faccio a posteriori, dopo che il ciclo si è concluso, a ricordarmi, ma quand'è, in quale iterazione precedente avevo aggiornato quella variabile? A posteriori non lo posso più fare. Devo prendere nota man mano che lo faccio. Cioè io quando qua scrivo 40, ricordate che c'era 35 e ho scritto 40, ci metto a fianco 2. No, scusate, 1, in questo caso era una cella 1, il 40. Mi scrivo da parte non solo il valore del massimo, max MM, ma anche la posizione nella quale l'avevo trovato. E la posizione che cos'è? Non è altro che l'indice, il valore dell'indice. E come faccio? Semplicemente mi salvo in una variabile la posizione del max, andandomi a fotografare il valore della variabile i. Mi faccio una copia, una fotocopia di i. Occhio, attenzione dove hai messo quel postmax, dentro la if. Quel postmax fotografa o fotocopia il valore di i solamente quando quella i ha fatto sì di aggiornare il valore del massimo. Non sempre. Se lo facessi ogni iterazione uscirei con la fotocopia dell'ultimo elemento, ma che me frega dell'ultimo? A me interessa il più alto. Quindi nel momento in cui dico questo qua è un potenziale massimo, ecco, scriviamoci da parte il suo valore, ma anche la sua posizione. E quindi a questo punto possiamo dire che quella frase là, la massima pioggia, è stata nel mese, non I più 1, perché I non ha senso qua sotto, no? Siamo fuori dal ciclo, I vale 12, quindi I più 1 varrebbe 13, non vuol dire niente. Ma postmax, lì che mi ha fatto dire che quello era il massimo, che ho fotografato e mi sono messo da parte, postmax più 1. Quindi in alternativa a quel ciclo, a quel blocco sottostante in cui andiamo a ricercarci la posizione del massimo, possiamo preventivamente salvarcela nel momento in cui la incontriamo. Postmax è parente cugino stretto di max millimetri, max mm, perché ogni volta che aggiorno max mm perché ho trovato un migliore max, aggiorno anche la posizione nel quale l'ho trovata. Quindi mentre sto iterando, non è detto che postmax abbia il valore giusto,
ha il valore che dipende dal massimo dei numeri che ha incontrato finora, ma poi andando avanti potrà essere aggiornato. Ogni volta che trovo un numero di precipitazioni maggiore, aggiornerò max millimetri, ma aggiorno anche la posizione in cui ho trovato questi massimo millimetri. Ok? Che cos'è postmax? Guardo la riga 80, postmax è il valore che aveva i l'ultima volta che sono passato dalla riga 74. L'ultima volta che sono passato dalla riga 74 è l'ultima volta in cui la condizione MMD maggiore di max millimetri si è verificata, che è appunto il valore di i in cui ho trovato il massimo assoluto. Qual è? Beh, qui ho usato una variabile intera, chiaramente. Adesso torno su un attimo a dichiararla per non dimenticarlo, no? Però la domanda, mentre io torno su a dichiarare questa variabile, la domanda che vi faccio è: ma questa variabile non deve essere anche lei inizializzata? Che valore iniziale devo dare a questa postmax? E mentre ci pensate vado a dichiararla. No, noi ce lo diamo come regola, ogni volta che dentro un ciclo usi una variabile, poniti il problema come la inizializzi questa variabile. Perché mai dovremmo inizializzarla? Per fare in modo che all'interno del ciclo o dopo il ciclo il suo valore sia sensato. Ma all'interno del ciclo viene mai letto, viene mai usato il valore di questa variabile? Mai. Ci scrivo sopra, lo aggiorno, lo modifico, ma non vado mai a leggere, non viene mai utilizzato in nessuna espressione, in nessuna stampa, in nessuna operazione. Quindi in realtà dentro questo ciclo la variabile postmax viene scritta ma mai letta. Se non la leggo mai del valore che aveva inizialmente, non mi interessa. Quindi, primo elemento, quel ciclo la variabile non viene mai letta. Quindi, per quanto riguarda le righe dalla 73 alla 79, il valore iniziale è irrilevante. Non mi interessa. Riga 84. Qui viene usato il valore, altro che viene usato per stampare. Allora, la domanda che devo farmi è come devo inizializzare nella riga 71 postmax in modo che nella 84 stampi qualcosa di furbo. Io in realtà, quando ho pensato a questo codice, ho pensato che il valore di postmax che stampo alla riga 84 provenisse dalla riga 77. Magari la riga 77 ci passa una volta, ci passa due volte, ci passa cinque volte, ma alla fine l'ultimo che ci ha messo dentro un valore è quello che si merita di essere stampato alla riga 84. Quindi, attenzione alla frase che sto per dire, perché dobbiamo ragionare se è vera o no. Quindi, il valore di postmax
che stamperò la riga 84 sarà sempre uno dei valori che ci ho messo dentro alla riga 77 e non sarà mai l'eventuale valore iniziale che ci ho messo alla riga 71. Detta in altri termini, più brevi, non capita mai che il valore che ci metto dentro la 71 sopravviva tutto il ciclo for senza essere modificato e quindi possa arrivare alla riga 84. Se io ci metto dentro 9999, questo 9999 può arrivare a essere stampato più 1, vabbè, alla riga 84 o no? Tenete presente che il ciclo for c'è una if lì in mezzo, quindi non è detto che la riga 77 venga eseguita, la riga 77 viene eseguita solamente se la riga 75, la if, è vera, e se in quel ciclo quella if di riga 75 fosse sempre falsa, io alla 77 non arriverei mai. Allora, può capitare che la 75 sia sempre falsa? Può capitare che la 75 sia sempre falsa? No. Se ho inizializzato bene MaxMM la riga 68. Se ho inizializzato bene MaxMM, sono sicuro che alla prima volta, il primo dato che trovo, mi rende vera la riga 75. Perché apposta ho messo MaxMM un valore troppo piccolo, in modo che il primo dato che trova, mm di 0, sia maggiore di quel max mm che avevo messo meno 1. E quindi almeno la prima volta la riga 75 è vera. E quindi almeno quella prima volta dalla riga 77 ci passo. Di sicuro. Poi magari ci ripasserò altre 7 volte o non ci ripasserò mai più. Questo non lo posso sapere. Ma la prima volta sì. Quindi la domanda, la if di riga 75 può essere sempre falsa? La risposta è no. Almeno la prima volta è vera, a patto che abbia inizializzato correttamente MaxMM. E, attenzione alla condizione nascosta, a patto che questa istruzione for venga eseguita almeno una volta. Perché se mesi valesse 0, tutto quel for lì non esiste, non viene mai eseguito, e quindi cado da 71 all'84 giù senza toccare niente in mezzo. È una costante in questo caso, quindi non sarà mai 0. Ma senza che una costante ci fosse una variabile che dipende da altre cose, può capitare. Allora, riassumendo questo ragionamento, nel caso normale, nel caso in cui non ci siano errori di programmazione, allora non è necessario inizializzare quella variabile, perché sono sicuro che alla riga 84 stamperò qualcosa che ho impostato correttamente alla riga 77. Nel peggiore dei casi il primo elemento. Gli unici casi, due casi, che possono verificarsi in cui qua sotto stampi un valore che non è stato impostato alla riga 77, quindi proviene da prima, sono: uno, quando il max mm è inizializzato male, ha un valore maggiore del reale massimo; due, quando il numero di iterazioni per qualche motivo è zero. In entrambi i casi sono errori di programmazione, il programma non dovrebbe far quello. Allora, per mettermi dalla parte della ragione, potrei dire che alla fine, se postmax saltasse fuori così,
il programma, piuttosto di scrivere un dato senza senso, stampa un messaggio di errore. E solo in caso contrario mi stampa il valore vero. Cioè non deve mai capitare che lì sotto arrivi quel numero. Se capita, è quello che chiamiamo in gergo errore interno. Cioè non è un errore nei dati, è un errore nel programma. Allora, soprattutto in fase di sviluppo, è sempre bene che il programma in qualche modo verifichi di essere sano al suo interno, no? Se sappiamo che una certa cosa non può capitare, ecco, è lì il punto in cui mettere if, se per caso capita ho sbagliato qualcosa, no? Delle verifiche interne. Ma potrebbe anche non essere, se fossimo perfetti e non sbagliassimo mai, quello non serve. Questa riga qua non dovremo mai, mai vederla. Ok? Proviamo a vedere. Abbiamo messo 25, 40, 25, 40. E mi dice correttamente la massima pioggia è stata nel mese 2. Questa è la prima stampa. Quella sotto è quella del ciclo che andava a rileggerli tutti. Io ho il modo per far uscire quella frase, ce l'ho, che è quella di inserire dei numeri negativi. Allora, ero nel programma, prendetela col programmatore, che non ha controllato che i dati fossero positivi quando l'utente li inseriva. Io, questo programma non dovrebbe accettare dei dati così. Meno 5 non è un numero di precipitazioni valido. Però siamo sempre in balia di dati che non sappiamo da dove arrivano e dovremo controllarli. Sono 10 righe di programma, però la mente si aggroviglia. Da qui in avanti le difficoltà sono queste. Quando cominciamo a mescolare vettori e cicli, è necessario ragionare bene punto per punto che cosa succede. Alla fine le cose si ripetono, sono sempre le stesse, il massimo, il minimo, poi domani vedremo trova l'elemento, calcola la posizione, confronta gli elementi, eccetera. Sono sempre, spenderemo parecchio tempo a fare esercizi di questo genere, no? Che a prima vista sono dei buoni generatori di mal di testa, no? Sono semplici, però pensate bene, vi accorgete che sono, no? Nascondono delle trappole. Se superate questo gradino, il resto del corso è in discesa, nel senso che facciamo delle cose più complicate, ma alla fine giocano su questo. Questo è il gradino importante. E io so già che c'è una parte di voi che vede queste cose e come le vede gli salta direttamente in mente il comportamento del programma. Trasparente, no? Perché sono più portati per la programmazione. So che c'è una parte di voi invece che faticherà tantissimo. E normalmente le persone che non passano l'esame sono per cose di questo genere, non per le cose che vengono dopo. Ma non voglio spaventarvi, voglio solo dirvi che è il momento giusto questo di allora, un'altra, sempre sul calcolo del massimo. Io avevo sdoppiato il codice, se ricordate, avevo sdoppiato il codice e la seconda versione avevo scelto un'inizializzazione, no, della variabile maxmm che ritenevamo più furba. Ma perché mi devo inventare un numero che sia sicuramente minore del minimo e che cacchio ne so quale sarà il minimo? Prendo il primo valore che va sicuramente bene. O è già lui il massimo e quindi non dovrò più far nulla se non confrontarlo con tutti gli altri per essere sicuro che lo sia davvero,
oppure verrà sovrascritto subito da qualcun altro. E in questo caso funziona, questa parte di codice qui, funziona sempre anche, cioè indipendentemente dall'intervallo in cui giacciono i numeri. Non mi serve più saperlo. Mentre prima era importante scegliere bene questo valore, adesso non più, vado a vedere i dati. Anche qui ovviamente possiamo fare la solita cosa nella posizione del massimo e mettiamo questo. Dove siamo? In questo caso però è fondamentale di inizializzare correttamente di nuovo questa variabile. Lo stesso ragionamento lo dobbiamo fare in quest'altro caso. Allora qui non è più vero quello che dicevamo nell'altro caso, in cui questa if è sicuramente vera almeno alla prima iterazione e quindi postmax sicuramente viene impostato a un valore giusto qua, a un valore sensato perlomeno qua. Non è detto, perché può darsi che il massimo sia proprio, guarda caso, l'elemento mm di 0. Se il massimo è proprio l'elemento mm di 0, non ci sarà nessun altro mmd che sia maggiore strettamente di lui. E quindi, alla riga, in questo caso 110, potrei non passarci mai. Ma allora in tal caso, ha senso inizializzare la posizione del massimo, ad esempio, a 0. Perché? Perché è coerente col max mm uguale a mm di 0. Ipotizzo che il massimo sia il primo elemento. Allora, dentro max mm ci metto il valore del primo elemento, mm di 0. Dentro postmax ci metto la posizione del primo elemento. E qual è la posizione del primo elemento? 0. Quindi, se per caso quel ciclo for venisse eseguito con la if sempre falsa, io alla fine del ciclo ho esattamente la condizione che avevo all'inizio. Il massimo è mm di 0 e la sua posizione è proprio 0. E vedete che è la stessa cosa che c'è scritto qua. Max uguale mm di i e la sua posizione è i. So che in questo caso i vale 0. Parto con l'ipotesi iniziale che i sia 0. La imposto così e poi incremento i da 1 in avanti e vado a vedere se deve essere sostituito da una i maggiore. Quindi notate che in questo caso non può succedere nulla di male. Se i numeri fossero tutti negativi, questo è giusto lo stesso. Mi darà che la posizione del massimo sarà, beh, il meno negativo tra i numeri, ma qui non c'è nessun punto in cui noi abbiamo dovuto fare, in questa versione, non c'è nessun punto in cui noi abbiamo dovuto fare un'ipotesi sul valore dei numeri. Quindi questo mi sembra più chiara, più lineare, più semplice. Tutto deriva dal fatto che abbiamo inizializzato il massimo al valore del primo elemento. Quando possibile è sempre preferibile. Dico quando possibile perché a volte si deve partire senza ancora averlo visto il primo elemento e allora non si può inizializzare col primo. E allora si andrà a inizializzare, come nell'altro modo, un valore che sia sufficientemente piccolo da star sotto a tutti i dati. Ok, questo programma l'abbiamo quasi completato.
Manca ancora, vediamo, 25, 40, 25, 40. Qui lo fa due volte, stampa nel mese 2, ok. Manca ancora una cosa, il testo ci diceva, quando stampi il riepilogo, mettimi a fianco del mese che hai identificato come massimo un asterisco. Quindi noi dovremmo stampare mese 1, 25, mese 2, 40, bla bla bla, ma a fianco di mese 2, 40 mm, asterisco. Allora questo lo facciamo facilmente andando a intervenire su questa parte di codice che è la prima che abbiamo scritto. Dicendo, occhio, questo lo devo stampare sempre. Poi spezziamo questa printf in due, perché tra il valore e la capo forse devo stampare un asterisco. Ah. Così. Ho tagliato la printf in due dopo l'mm prima della capo, dicendo che okay, quello lo devo stampare sempre. Poi devo stampare da capo, ma a volte dovrò anche stampare un asterisco. Qual è questa condizione? Qui possiamo pensare in due modi, di nuovo. Uno è se i uguale a postmax. Ci abbiamo fatto tanta fatica per calcolarci il postmax, adesso quando andiamo a stampare diciamo ok, sto stampando la 0, la 1, la 2, la 3. Questa qui che sto per stampare, o che ho appena stampato in realtà, è quella in cui c'era la posizione corrispondente al massimo? Se sì, stampami l'asterisco. Altrimenti potrei ragionare così. If mm di i uguale max mm. Cioè o ragiono sulla posizione o ragiono sul valore. Se la posizione che ho stampato è quella in cui si trovava il massimo, post max, stampo l'asterisco. Oppure, se il valore che ho stampato è uguale al valore del massimo, metti l'asterisco. Qual è la differenza? La differenza si vede solo nel caso in cui ci siano più mesi che hanno lo stesso valore del massimo. Se ci fossero più mesi che hanno lo stesso valore del massimo, nel primo caso, 125-126, stampa solo il primo, mette l'asterisco solo a fianco del primo. Nel secondo caso, quello di riga 128-129, metterebbe l'asterisco a fianco di tutti i valori che hanno un valore di precipitazione pari al massimo. E lo possiamo vedere. Ecco, in questo caso il controllo sulla posizione del massimo, i uguale postmax, era vero solamente qua nel 2 e mi ha stampato questo asterisco, mentre l'altro controllo, quello sul valore del massimo, era vero sia nel 2 che nel 4, e infatti lui ha generato questi due asterischi. Anche qua dipende da che cosa vogliamo fare. Se ragionare sulla posizione, sono sicuro che ce n'è una sola, se ragionare sul valore potrebbe essercene più di uno. È chiaro che devo scegliere o uno o l'altro, non posso lasciarlo così. Ma è una mia interpretazione del testo.
Allora, abbiamo risolto in modi diversi, ragionando sui punti, questo testo. Allora, io vorrei lasciarvi, ma è un'abitudine che mi piacerebbe che prendeste quando avete un esercizio, poi usatelo per giocarci, no? Per ricamarci intorno, per inventare altre cose, no? Per fare qualche piccola modifica, in modo da vedere se siete in grado, no? Se riuscite. Allora, io vi elenco una certa serie di piccole espansioni che si possono fare a partire da questo esercizio, poi alcune le riprenderemo e altre invece ci giocate, perché non voglio togliere il divertimento. Allora, una è facile, si calcoli la stessa cosa della massima piovosità, ma dove c'è scritto minima, minore piovosità. E questo è uguale al massimo, bisogna ragionare al contrario, sull'inizializzazione dovete pensarci un attimo, ma va bene. Dopodiché si calcoli, ah no, fatemi fare una cosa, un passo più lungo, stampino i mesi in cui le precipitazioni sono state superiori alla media. Quindi devo calcolare la media annuale e poi dico, guarda, sono state precipitazioni superiori alla media nei mesi di marzo, aprile, settembre, ottobre. E poi l'ultima, che è un pochino più difficile, dunque, un attimo, e si dica quanti sono tali mesi. Cioè, per un mese, 2, 3, 4, quanti ne ho stampati? E l'ultima è, si dica, se le precipitazioni costituiscono una sequenza numerica, numericamente crescente. Questo ha poco senso nel caso delle precipitazioni, numericamente crescente vuol dire che a gennaio c'è un certo numero di millimetri, a febbraio è maggiore, a marzo è maggiore ancora, eccetera eccetera, non diminuisce mai, non si verifica nell'anno, però è uno spunto su cui lavoreremo meglio domani. Vi lascio un po' di fiato.